Cioè, don't do, dice Tom, non... Ho rischiato, ma ce l'ho fatta. E andiamo. E allora, Gustavo Prato, diciamo che io l'ho scelto, anzi, parlo per me, perché, diciamo, mi piace perché è una persona molto diretta. È un coach che se le cose vanno male ti dice che vanno male e se le cose vanno bene non ti dice niente. Però mi piace perché è una persona molto diretta, poi è stato comunque c'ho tantissima esperienza, è stato un giocatore fortissimo e quindi niente, io ho scelto lui, poi tanti altri giocatori sono andati e penso che siano trovati benissimo. Siete appena stati in Spagna, come è stata queste prime due settimane di allenamento con lui? Bene, bene, come al solito ci siamo trovati benissimo. E la cosa bella è che ha tantissimi giocatori, cioè ci sono tantissimi giocatori di livello di Previa, tabellone principale, quindi abbiamo, diciamo, tante possibilità di confrontarci con diversi giocatori. Insomma, una giornata tipo da Gustavo Prato, come per chi? Sì, allora in genere ci sono tre turni, magari si parte dalle 9, 9 e mezza al mattino fino alle 11, poi c'è un altro turno. Sì, lui ha altri due, tre collaboratori, tra i quali sicuramente quello più famoso è Diego Ramos, che oltre, comunque, vabbè, la sua attività principale è fare il giocatore professionista, però poi magari il pomeriggio gli dà una mano appunto con a gestire tutti gli altri ragazzi. Ma è solo tecnica oppure tattica? Cioè fate tanto cesto, si vedono i video su YouTube o su Instagram dei giocatori, sì, anche del World Padel Tour, che fanno sempre magari ripetizione vibora o bandeca, volée, vibora, bandeca, cioè cesti infiniti. Sicuramente si cura molto il dettaglio, non solamente tecnica, ma lavoriamo anche molto sulla tattica, cioè sulla posizione in campo. Per quello devo dire che Prato è uno specialista, proprio ti chiarisce comunque la posizione che devi avere in campo su ogni palla che fai giocare agli avversari. Gli allenamenti sono basati su questa cosa qua, ecco. Qual è il colpo più difficile a destra per te? Il colpo più difficile a destra? Forse il dritto, sai? Forse il dritto è la cosa più... anzi, il giro di rovescio. Okay. Il girare e andare a colpire di rovescio è la cosa che ancora non riesco bene a farla. Infatti lì da Prato avevamo lavorato tanto. Tiene più di fare controbalzo, immagino. No, mi viene da aprire. Mi viene da giocare tutto col dritto. Che non è sbagliato, non è sbagliato. Però delle volte bisogna girare, comunque sì. E quello è il colpo invece che ti viene meglio a destra? La vibora, bella incrociata, potente. Sì, quella me la sento sempre calda. Ma da Prato è solo padel o anche preparazione atletica? Cioè, perché la preparazione atletica è una cosa che magari viene un po' sottovalutata, almeno penso in Italia, perché è uno sport nuovo, come tu sai, sì, meglio, sì, di me. Qui in Italia abbiamo il nostro preparatore atletico, ci alleniamo 3-4 volte a settimana, preparazione fisica, e quando andiamo in Spagna ci portiamo il nostro programma e continuiamo con quello che normalmente facciamo qui col nostro preparatore, quindi ci troviamo una palestra e niente, e andiamo. Facciamo allenamenti mattina, pomeriggio, padel, e dopo, anche se è dura, però bisogna essere costanti e andiamo in palestra. Ovviamente parliamo solo di, a livello internazionale parliamo solo di tornei di FIP. World Padel Tour, a quanto pare per i giocatori italiani non è un circuito che al momento interessa. Ma ti dico la verità, sì. Nel senso, stiamo credendo molto nel progetto del Premier Padel, quindi abbiamo puntato tanto sui tornei FIP, sul Premier, e adesso non so, le ultime voci ho visto che sembra che stanno magari parlando, stanno, sì, parlando, che si raggiunge ad un accordo per poter giocare, quindi boh, vediamo, sinceramente noi quello che vogliamo è che ci sia un bel circuito, magari un unico circuito dove tutti noi ci diamo battaglia
e anche perché adesso il padel sta crescendo molto e avere tre circuiti diversi magari non sembra uno sport così professionistico, no? Bisogna avere un circuito e tutti che lottano per i punti di quel circuito, come alla fine il tennis magari così. Questa è una domanda che ho sempre voluto fare a un giocatore italiano, non ho mai fatto, tu sei il primo a cui la faccio. Perché i giocatori italiani non giocano l'APT Padel Tour? Rispetto a Premier Padel, World Padel Tour è sicuramente un circuito di livello inferiore, non tanto inferiore, perché comunque ci giocano giocatori come Tito Agliemandi, come Dal Bianco, come Tolito Aguirre. Però penso che per gli italiani che comunque non giocano il World Padel Tour, se non sbaglio lo scorso anno hanno giocato forse due tornei tutto l'anno, Cassetta e Cremona. Però è un circuito che comunque permette buoni guadagni di un livello più basso, magari si riesce a fare maggiore esperienza e fare più partite, avere anche maggiori guadagni, che poi è la cosa fondamentale per un giocatore professionista. Ma ti dico la verità, italiani l'hanno giocato perché ha giocato anche Bubu Salandro, Restivo, lo so. Che magari hanno giocato a Monte Carlo, hanno sono arrivati in semifinale, se non sbaglio, ecco. Zanchetta due italiani hanno fatto un buon risultato. Sì. Ma ti dico la verità, non lo so perché, forse dal mio punto di vista, vedendo comunque che gran parte dei tornei si sono giocati in Sud America, in America, quindi magari uno dice cavolo, lontano, però sì, in effetti poi Monte Carlo hanno quest'anno anche in Europa, però sinceramente non ti so dire il perché, e probabilmente perché appunto abbiamo puntato su un circuito e per avere punti solo in quel circuito FIP e magari andare a giocare sia la PT che i tornei FIP o il Premier poi ti toglie punti, diciamo, possibili punti che potresti investire solamente giocando un circuito, ecco, quindi quello è stata una scelta a decidere quale circuito fare, abbiamo scelto questo qua. Quanto è importante avere durante un torneo un coach in panchina? Immagino che comunque a livelli di tornei open sia difficile averli, magari più in tornei internazionali. Sì, che fa la differenza o no? Secondo me sì, può fare la differenza. Ti dico la verità, in Italia ancora nei tornei qua poche volte abbiamo avuto in panchina il nostro allenatore. C'è stato Mauri Lopez, è stato un paio di volte con noi in panchina l'anno scorso con Riccardo, devo dire, quando abbiamo giocato il torneo, lo Slam a Rimini, che abbiamo vinto con Ricky. Mauri è stato veramente lì, è stato fondamentale, quindi ti dico, secondo me sì, l'allenatore, se riesce a capire bene l'andamento della partita, magari se stai perdendo o riesci a dirti quello che non stai facendo bene o come dovresti giocare, sicuramente fa la differenza, ok? Quindi ti direi di sì, mi piacerebbe avere sempre un coach in campo, cioè in panca, no, non in campo, in campo ci siamo noi, però in panchina sì. E parliamo della tua racchetta. Sì. Questa è la nuova hack, cambia qualcosa rispetto alla precedente, se è la stessa che è in negozio, quanto pesa e quanti overgrip usi? Allora, sì, secondo me è esattamente la stessa che c'è in negozio e con quella dell'anno scorso non credo che cambi nulla per quanto riguarda l'hack. Non le vedo molto... molto simili, cioè non trovo grosse differenze. Io quest'anno ho messo due pesetti in più nella punta, perché quando colpivo la palla delle volte sentivo che la racchetta mi ballava un po', quindi ho provato a mettere due pesetti qua e qua per sentire la racchetta un po' più, l'impatto, la racchetta che non balla tanto, un po' più ferma. E, grip, ma io di grip sono malato, ti dico la verità, sui grip, sulla grandezza del manico ho problemi mentali, perché non so mai se giocare con un manico piccolo, pochi grip, più grip, cambio ogni volta? Cioè ti dico veramente, c'ho un problema, perché non è possibile. L'altro giorno
gioco, dico, prendo la racchetta e dico no, oggi il grip è troppo grosso, devo togliere un grip. Tolgo un grip, gioco, dopo un set dico no, non va bene, ne aggiungo un altro. Il giorno dopo, magari, non so, cambia il meteo, io non so cosa succede, prendo la racchetta e dico no, oggi è piccolissimo il manico, cioè devo aggiungere un grip. Quindi ti dico, non so, io veramente, se c'è qualcun altro che ha queste sensazioni, scrive, ditecelo per favore, perché non voglio, non so, ne metto 4, 5, 6. Tipo silingo proprio, sei il silingo italiano. Sì, 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 ma ti dico, poi cioè, senti, se metti... non è che sembra, qui ce ne saranno 4, 5, 5, cioè se metti la foto diventa virale, se ti metti la foto su, no, su Instagram. Però così, sembra così grosso. Sì. No. Cioè, considerato che tanti giocatori, cioè LeBron ha detto che gioca con mezzo over sotto e un over sul manico nudo sopra. Sì, Paquito pure gioca con un over solo sul manico, cioè tanti preferiscono il manico più sottile perché magari dicono che hanno maggiore feeling sul e tu invece mi piacerebbe anche. Ma hai mai provato a giocare con un over solo sul? Sì, ho provato, ma non riesco. E quindi anche il peso della racchetta non lo sai, secondo degli over. Sì, cambia, infatti la racchetta dell'anno scorso che pesava un po' di più, ma arrivava a 408 grammi, sì. Perché appunto per i grip, anche il bilanciamento. Cioè, don't do this at home, non giocate con la racchetta da 410 grammi che poi vi spacca il braccio se non siete pro, cioè veramente una cosa che sconsiglio, quindi... Sì, questa peserà 3,90, dai, 3,90, sì. Chi è il giovane italiano più forte, secondo te? Il ragazzo che mi ha colpito tanto è stato Abate, Flavio Abate, credo che si chiamano, però che ci ho giocato contro, lui giocava con Marcello, avevo perso. E devo dire che mi è piaciuto tanto, un ragazzo alto come me, mancino, siciliano, e mi piace molto. Adesso credo si stia allenando lì a Madrid con altri ragazzi, anche Platania, anche lui molto promettente. Alla M3 mi sa che stanno, sì, no? Ho visto il video recentemente. Sì, sì, però bisogna sicuramente... Il giocatore più forte contro cui hai giocato? Il giocatore più forte contro il quale ho giocato è LeBron, mi sa. Cosa hanno loro che tu e Di Giovanni, perdendo la vostra, non avete? Cioè, cosa hanno loro? Perché il giocatore italiano, se gioca con loro, fa tre game? Cioè, nel senso... Ma io penso che siano molto più costanti, a un ritmo molto più elevato. Cioè, una palla che noi magari... tiriamo forte, sembra una palla incredibile, loro la difendono senza problemi, e come se a noi arrivasse una palla lenta, diciamo. Cioè, penso che la differenza è quella, la costanza, il non sbagliare a dei ritmi molto più elevati, o comunque fare sempre la scelta giusta, e questo penso sia un po' il dominio sulla palla, ok? Noi magari sì, controlliamo bene, ma non così tanto, così bene come loro. Quindi penso sia questo. Uno, il controllo sulla palla, dei ritmi più elevati. E poi, dai, direi anche la potenza. Cioè, ti dico la verità, io smashare in Italia qualcuno come smasha LeBron, Galan, Tapia, cioè non l'ho visto. Sinceramente, Digio è un gran smashatore. Però mi dà l'idea che abbiamo una tecnica diversa di smash. Okay? Quindi tu dici che in quel caso è tecnica, sì. Secondo me noi, venendo dal tennis, abbiamo uno smash un po' diverso rispetto agli smash che ha Tapia, LeBron. Io quando giocavo a tennis lo chiamavo Pittino, ma mi sa che questo non è Pittino. Comunque ora sfido Danny. Chi arriva prima a tre, lui è favorito, ma vincerò io. Vai. Oh, 1-0 e andiamo. Questo è culo, Ah, buona. Andiamo. Uno pari.
No! Come la sento? Come 2-1, la sento? Match point calci, attenzione! Ah! Oddio! Cazzo, numero uno d'Italia a pittino, sono! Sì. Anche se mi servono le barelle, facciamo a 4. Ho rischiato, ma ce l'ho fatta! E andiamo! Hai vinto a culo, Danny! Sì, è vero! Confermo. Ho appena detto che ero il numero uno d'Italia a pittino, non ho sbagliato due palle. È stata sudata, devo dire. Bravo, cari. Grazie.